per il risultato, ma insomma, come diceva ieri anche il direttore Carlo Musa, è una fase, un periodo che va avanti step by step. Già si pensa a domenica e poi tra due giorni addirittura c'è lo scontro diretto con lo Schiavone, insomma, detto questo, che idea ti sei fatto in come e se ti è piaciuta. No, molto, anche perché avevamo di fronte un avversario con giocatori che per la categoria sono forti, quindi se li facevi un po' giocare poteva diventare rischioso. La squadra ha fatto molto bene in tutte e due le fasi, ha fatto anche delle giocate di grande qualità, ha difeso tranne qualche errorino anche bene, ha giocato sul ritmo, sull'aggressività. Penso che sia stata una partita fatta molto bene, ma non solo questa, anche le altre nell'ultimo periodo le stiamo facendo molto bene. Senti Giovanni, al di là della forza intrinseca dell'avversario, che è innegabile, perché questa è una squadra veramente formata, la priglia da grossi giocatori, da ex giocatori addirittura di Serie A, mi è sembrata a un certo punto di vedere la stessa partita di domenica scorsa, cioè con l'Avellino in qualche modo, insomma, una fase di stanca, di ripiegamento difensivo, ha lasciato campo agli avversari. In teoria si è rischiato parecchio di avere lo stesso risultato di domenica. Diciamo che sì, la potevamo chiudere prima, poi nell'arco della gara c'è sempre il momento che comunque l'avversario ti può prendere il sopravvento. È capitato soprattutto nella metà del secondo tempo, però non abbiamo, tranne in una situazione, quasi mai rischiato. Non è facile fare dal primo all'ultimo minuto magari di giocare sempre all'attacco, c'è anche un avversario. Se l'avessimo chiuso prima sarebbe stata una partita diversa, anche il primo tempo già la potevamo chiudere. Murillo. Mister, lei è soddisfatto di questa squadra dell'Avellino, della sua squadra, di quello che ha fatto fino ad oggi? Certo, si può fare sempre di più. No, molto. Però, diciamo, a questo punto, diciamo, è una squadra che è al 100% come inquadrata. No, sicuramente è molto soddisfatto. Secondo me si può sempre migliorare e si deve sempre migliorare, però sono soddisfatto sia dai risultati che dall'atteggiamento che sta mettendo questa squadra in ogni partita, che è la cosa principale poi. Devo dire una cosa, naturalmente incrociamo le dita sperando che l'Avellino possa, cioè più che l'Avellino vinca le sei partite, che la Musei possa perdere qualcosa per strada. Ma lei, se dovesse chiudere il campionato con altre sei vittorie, cioè 83 punti, naturalmente si sentirebbe soddisfatto al di fuori di tutto. Sì, soddisfatto, e se non vinciamo il campionato anche un pochettino rammaricato, sì, però sicuramente sarebbe, diciamo, è l'obiettivo che ci dobbiamo porre in questo momento, cercare di fare il massimo in tutte le partite, cercando di vincerle tutte, e poi è normale che siamo con l'orecchio alla radiolina per sapere, anche se è meglio che se non ascoltiamo, perché poi al 94esimo rischiamo di prendere gol. De Concilis e poi De Vito, grazie. Sì. Una motivazione per la scelta fuori Alfa Game, però in più sulla partita di Parisi abbiamo visto spingere meno rispetto al solito. No, Alfa Game aveva un leggero affaticamento, tra virgolette, se la partita si metteva in maniera diversa l'avrei fatto riposare, però in quel momento avevamo bisogno, anche perché c'erano più spazi. No, Parisi penso forse sì, oggi è andato un po' meno, ma non perché gli è stato detto, è stato più dirigente in fase difensiva e ha fatto una buona partita. Vito. Buonasera. Ancora riesco, fortunatamente. Come mai questa istanza per il momento della partita o per il gol di Matute? No, sia per il gol di Matute che anche il momento della partita, perché prima la domanda che mi ha fatto, mi sfugge il nome in questo momento, era un momento particolare dove c'eravamo anche un pochettino aperti, c'eravamo allungate tutte e due le squadre, quindi segnare in quel momento significava ucciderla, quindi il mio scatto è stato in questo momento, sai, uno tiene sempre tutto dentro, però pure noi abbiamo bisogno anche di esultare per sfogare un po' la nostra gioia. Noi lo facciamo apposta, ci riposiamo con Daniele, una volta io, una volta lui. No, secondo me è esagerato, perché là a fine primo tempo l'arbitro mi aveva detto di evitare, di non far alzare gente alla panchina. Nel momento di rigore ci siamo alzati tutti, ho pagato io, però non pensavo che mi squalificasse. Freda. Ma pensavo che sia stato no, voleva sì, naturalmente
colpe tra virgolette in parte sua e in parte della società, ma secondo lei si poteva fare qualcosa per chiudere prima questo cerchio, di trovare questa condizione e questa squadra? Le colpe non lo so se ci sono delle colpe, a me risulta che all'inizio magari la società aveva detto che faceva un campionato diverso magari da quello, sai, purtroppo il rammarico c'è sempre. A me, diciamo, se devo trovare il pelo nell'uovo, perché in questo momento sono le partite pareggiate con Latina dove siamo stati penalizzati parecchio, e la sconfitta di Sassari con la Torres, però che erano le prime. Ad Anagni purtroppo, diciamo, è stata un po' una situazione dove avevamo creato 10 palle gol non chiusa e abbiamo preso il pari. Però queste ci possono stare. Se io devo analizzare, sono le prime 4 partite dove sicuramente una un po' per demeriti nostri a Sassari con la Torres, l'altra ci è stata un po' negata perché con Latina non ci sono stati concessi dei rigori che erano sacrosanti. Sì, sicuramente un po' di rammarico vedendo adesso, anche se noi stiamo facendo un cammino impressionante in questo momento, gli altri stanno facendo come noi il girone di ritorno, perché abbiamo gli stessi punti. No, vabbè, male. I giocatori sono arrivati in una condizione che lei va a mettere prima. Chi giocatori? Però io dico, cioè noi adesso non possiamo pensare, no, no. Ma quali giocatori? Quelli che sono arrivati da quando E chi sono? No, Alfa Gemme era in condizione, perché non era? Ma a parte che noi dobbiamo cercare questa domanda, lei me la deve fare a fine campionato, perché io adesso devo pensare, non è per fare polemica, però se noi andiamo adesso a pensare cos'è stato e cosa non è stato, facciamo confusione. Ci dobbiamo concentrare con chi giochiamo domenica, contro con l'Ostia Mare. Allora, poi a fine campionato è giusto che uno tiri le somme e dice perché, non perché. No, io penso che fisicamente però stavano tutti bene, quelli che sono arrivati. Che periodo? A centrocampo è trovato gli uomini giusti da diverso tempo, perché credo che in mezzo a campo non puoi mai più prescindere né da Matute né da Rimando. Ma in questo momento sicuramente sono due giocatori che si abbinano anche bene, uno più di corsa come Matute, anche se devo dire che ultimamente è migliorato anche nel palleggio, nella conclusione. E poi Di Paolo Antonio, secondo me, ha delle qualità, potrebbe fare molto di più. Un po' ogni tanto lui pensa a cose diverse, però è un giocatore che ha una qualità non di categoria, e quindi tutti e due in questo momento sono fatti l'uno per l'altro, secondo me. Ecco Giovanni, guardando un po' alla classifica, non si può non dare un'occhiata alla classifica, soprattutto anche in ragione di questo risultato forse in qualche modo imprevisto del Trastevere, larga vittoria con l'Alba Longa fuori casa, insomma è giusto pensare all'Avellino, è giusto pensare a vincerle tutte e sei e poi magari dare un'occhiata alla classifica finale, però un secondo posto in questo momento sarebbe tantissima roba, o no? No, sì, più in alto arriviamo meglio è, se poi non riusciamo a fare il primo anche per meriti di un'altra squadra, almeno riuscire ad agganciare questo secondo posto. Abbiamo anche uno scontro diretto contro il Trastevere, e quindi sicuramente se non riusciamo a fare quello che tutti in questo momento sogniamo, almeno il secondo posto dobbiamo tentare di farlo. Tabella. No, sì, sicuramente lui la scorsa settimana ha saltato una giornata perché era stato influenzato, vomito, diarrea, quindi non stava benissimo e non ha giocato domenica scorsa. Stava bene, è normale che ha subito un po' lui rispetto agli altri, ha giocato con 3 giorni di ritardo, venivamo già da una sosta lunga, quindi non era al 100%, ma devo dire che ha fatto una gran bella partita.